il basket non fa 0-0 lui, con dichiarazioni e affermazioni sempre abbastanza taglienti. Ce l'abbiamo finalmente in diretta, il Domi Barbato, buon pomeriggio! Buon pomeriggio Ale, un saluto a te, a Leo e a tutti gli amici di Assunto Sport. Oh, il saluto se lo sondate nel recupero, Virtus Bologna Armani Milano l'altro ieri, se non vado errato, o no? Raccontaci la gara. Allora, sicuramente tutte e due le squadre avevano degli impegni europei comunque importanti. La Virtus doveva appunto recuperare questa partita contro i turchi del Bursaspor in casa, per poter dare anche una scossa a livello di Eurocup dopo le ultime prestazioni poco convincenti. Una partita che è comunque iniziata male per i ragazzi di Scariolo, perché hanno subito subito 23 punti e nel primo quarto è una tripla di Cordinier, però poi ha cambiato sostanzialmente la situazione, perché dal 23 a 14 iniziale la Virtus poi ha fatto un secondo quarto di 37 punti contro 21 da parte dei turchi, e nel terzo quarto la Virtus è arrivata anche a toccare più 18 con un Jaike che ha segnato 23 punti senza errori dal campo. Un terzo quarto che lasciava presagire che tutto fosse tranquillo, ma negli ultimi tre minuti appunto di questa frazione è arrivato un fallo tecnico a Bellinelli e il Bursaspor ha fatto un parziale di 14-1 che ha rimesso in piedi la gara, e nell'ultimo quarto sostanzialmente solo le magie di Teodosic e gli 8 punti finali di Wins hanno evitato una possibile sconfitta. Quindi sicuramente una Virtus che ha due facce, si è fatta rimontare da più 18. Si è fatta rimontare da più 18, ma la stessa sorte è capitata anche all'Armani, okay, all'OHK, dove sostanzialmente la squadra di Messina è arrivata a toccare anche il più 12, ma nel quarto periodo la squadra di Messina non è riuscita più a far circolare bene il pallone, a trovare le solite giocate che l'hanno contraddistinta fino a qui in stagione, e ha visto appunto i padroni di casa del Panathinaikos guidati dai liberi di Mekon, ma soprattutto dalle triple dell'ex Nedovic, ritornare prepotentemente in partita, e a pochi secondi appunto della partita, su una rimessa laterale Rodriguez ha combinato un pasticcione e di fatto ha regalato palla a Nedovic, e Nedovic ha segnato il pareggio a 30 secondi dalla fine, che poi hanno portato di fatto un ultimo possesso appunto nel quale Rodriguez ha cercato di segnare una tripla per chiudere definitivamente i conti. La tripla non è andata, ma per fortuna dell'Armani a rimbalzo c'era Kyle Hines ha subito fallo, è andato in lunetta e ha segnato il primo libero, ma a due secondi dalla fine ha sbagliato il secondo, non dando possibilità agli avversari. Quindi sicuramente una partita anche col brivido appunto all'OHK, che ha visto però l'importanza di un giocatore che da tutti considerato il miglior stoppatore appunto dell'Eurolega nella storia, essere anche decisivo in fase offensiva con 13 punti e 10 rimbalzi. Leo, parliamo invece di Eurocup, dove chiaramente non andiamo granché, ma comunque qualcuno riesce a far parlare di sé, e c'è un derby italiano perché c'è Venezia contro Virtus Bologna. Leggo programmata per il 9 marzo alle ore 20. Ecco, come andrà e che cosa porterà Hackett in questo match? Sicuramente Reyer Virtus sarà una partita molto importante, perché in palio c'è il quarto posto del gruppo B, un posto comunque importante perché è l'ultimo per qualificarsi ai playoff, con la possibilità di disputare in casa la prima fase ad eliminazione diretta che seguirà appunto la stagione regolare. Sicuramente arrivano due squadre in uno stato di forma differente. La Venezia, come abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, ha battuto comunque sia il Buducnost che Gran Canaria, quindi sicuramente due squadre che sono ai livelli alti della classifica del gruppo B, mentre invece la Virtus ha avuto dei blackout soprattutto appunto a livello difensivo, non ha fatto vedere
delle buone cose. La partita d'andata era in una situazione nella quale invece le condizioni fisico-atletiche delle due squadre erano invertite, con un appunto Virtus che faceva vedere con Teodosic, Hervey e Cordinier tutto il suo atletismo. Oggi invece la situazione si è ribaltata, perché la Reier gioca in casa e ha un match point molto importante, in più potrà anche avere a disposizione un recupero da giocare proprio contro i turchi per distanziare ancora di più la Virtus. Il più 6 dell'andata non è sicuramente un margine irrecuperabile per gli uomini di Raffaele. Hackett però potrebbe sostanzialmente cambiare questo stato di forma. Sicuramente Daniel Hackett è un'aggiunta molto importante per la Virtus, perché con la sua aggressività, soprattutto in fase difensiva, potrebbe aiutare la squadra di Scariolo a essere più attiva in una fase in cui in questo anno appunto si stanno vedendo tutti i limiti di una squadra che è focalizzata sull'attacco e dove l'unico vero giocatore difensivo e professionista difensivo è sicuramente Alessandro Paiola. Ecco, su cosa si sta invece focalizzando il Dome Barbato Errante? A proposito di mercoledì, andiamo di mercoledì in mercoledì e torniamo indietro nella settimana che è appena passata e si sta concludendo, per parlare del tuo incontro con Malgioglio e con Tam Tam Basket, di cui abbiamo parlato dal punto di vista dell'inclusione o meno di questi ragazzi a cui era stato impedito di giocare a basket. Ne abbiamo parlato in passato, ma tu in generale che cosa sei andato a fare all'evento di Altro Pallone? Io sono stato invitato a questo premio, appunto, indetto, come giustamente dicevi tu, da Altro Pallone, un premio appunto che viene dato ogni anno da questa associazione formata anche da giornalisti e uomini di sport molto, molto importanti. Il precedente presidente era il famosissimo giornalista Gianni Mura, che tutti conoscono, e io sono stato invitato per poter parlare sostanzialmente anche del mio progetto, il progetto del quale vi sto continuando a parlare da un mese a questa parte. E io durante questo evento appunto ho avuto la fortuna e la possibilità di ascoltare due interventi molto importanti, appunto di Malgioglio, che ha ricevuto appunto il premio Altro Pallone per i suoi sforzi appunto legati al suo lavoro e al supporto alle persone affette da distrofia, quindi sicuramente una persona che si è fatta valere anche in passato. Ricordiamo che ha ricevuto anche un'onorificenza al merito per impegno civile da Sergio Mattarella nel novembre del 2021. E in più c'era appunto in questo evento la possibilità anche di entrare a contatto con Tantan Basket. Tantan Basket che è stata premiata per il premio Space, un premio dedicato proprio ai messaggi legati alla pace. E io ho avuto la possibilità di dialogare con questa rappresentante di Tantan presente all'evento, ho potuto parlare sia del mio progetto, sia porre una domanda, ma soprattutto sapere quali sono le ultime novità, come giustamente facevi notare tu, perché ieri Tantan Basket ha aperto una nuova palestra al quale in questa cerimonia ha partecipato anche il presidente della Camera Fico. Questa nuova palestra sarà sicuramente, come detto da questa portavoce, sia un luogo dove i ragazzi potranno giocare, ma anche un luogo di confronto, in quanto è presente sia una palestra all'interno, ma anche un campetto fuori, una pista di skate. In più, questo evento sarà anche presente è stato riportato anche all'interno di un documentario che uscirà proprio su Tantan Basket sui canali di Al Jazeera. Quindi sicuramente il fenomeno Tantan Basket si sta allargando, possiamo dire, oltre i confini nazionali. Leo, ultima, una chiusura che deve essere fatta sulla giornata di Serie A di basket che si chiude questa sera. C'è qualche sorpresa alle porte di Dertona contro Milano? Sicuramente sarà una bellissima partita, Dertona-Milano, remake della finale di Coppa Italia che abbiamo visto appunto poche settimane fa.
Bertona affronterà questa partita avendo la possibilità di recuperare Chris Wright, il playmaker titolare che era assente durante la finale appunto di Coppa Italia. E sicuramente Messina cercherà di centrare un obiettivo molto importante, che è la 58esima vittoria in campionato, che lo porterebbe a essere l'ottavo coach più vincente in campionato dell'Olimpia Milano. Milano penso farà sicuramente un turnover visti gli impegni ravvicinati, quindi non avrà a disposizione tutti i big men che abbiamo visto nella finale di Coppa Italia, ma sicuramente cercherà di farsi valere e continuare la sua corsa in campionato, cercando anche appunto di dimenticare quello che era successo nella gara d'andata con i quattro punti segnati nel solo primo quarto. Questo evento sarà comunque anche importante perché Bertona, in occasione di questa gara che si disputerà sempre al palazzetto, il Pala Ferrari di Casale Monferrato, consegnerà 2000 t-shirt fatte proprio dalla società con la scritta Top War Play Basketball, una maglietta che verrà indossata da tutti gli elementi della squadra di Bertona e dell'Olimpia Milano, ma anche dagli arbitri e dagli ufficiali di gara, e la società chiederà anche di indossarla ai tifosi. Quindi sicuramente anche un bel messaggio di pace in un momento complicato come quello in cui stiamo vivendo. Non doveva e non poteva mancare una giusta chiosa e un tuo messaggio dal mondo del basket, non è solo un tuo messaggio in riferimento a quel che sta capitando in Ucraina. Ti lasciamo ai vari aggiornamenti per un paio di settimane, Dome, non ci sentiremo perché la contingenza delle gare della Roma finirà per cancellare la nostra trasmissione, noi però continuiamo a sentirci sempre, è un privilegio quello che ho io, quello di averti conosciuto tanto tempo fa e di avere quindi la fortuna di poter avere un occhio critico, mai banale, senza buonismi eccessivi e sciocchi su questioni internazionali, che lo dico tranquillamente, per ignoranza e anche per mancanza di tempo. Avevo tralasciato, per fortuna o te, per fortuna gli ascoltatori di Centro Suono Sport 101.5 ogni tanto possono sentir parlare del mondo del basket, ma del mondo in generale, a chi il mondo l'ama in tutte le sue sfaccettature. Dome, un buon proseguimento, una splendida domenica a te, a presto. Anche a voi un saluto, a tutti gli amici di A Tutto Sport, alla prossima.